Attenzione alla sua mano, fuori dall'arco dei 6,75, pericolosissimo, con percentuali da urlo in questo campionato. Esce le blocchi Adrian Banks, esplosività al 100%. E come vedete c'è immediatamente su di lui Kenny Hasbrook. Ere va immediatamente per cercare il millesimo punto, come abbiamo appena detto. Non si sblocca, ma c'è Dunston per Ere. Eccolo qui, si va direttamente a 1001. Difendono benissimo in uno contro uno. Bologna però in questa azione non ha ancora costruito niente. Mancano 5 secondi. Non si lavora sull'asse Poeta Gigli, ma sull'asse Hasbrook Gigli. E non è la stessa cosa, soprattutto per come si conclude l'azione. Ere da 3 punti con la tripla che va a bersaglio. Nessuno con le nazionali, grande coesione fin dal ritiro, e 11 partite su 11 vinte non arrivano per caso. Molto contento ovviamente coach Vitucci. Colonara con la schiacciata per Ebiere, la giocata più bella stasera per lui, ovvero la sua famiglia alle nostre spalle, 4 bellissimi bambini e la moglie pronti ovviamente a tifare per lui. Sblocca il risultato e torna a meno 7 adesso la Saie 3, che qui mette in grande difficoltà l'attacco della Cimberio, a cui mancano 8 secondi adesso dopo il batti e ribatti. E Biere da capitano, poi Gigli da 4 e Rocca da 5 su Dunston, mentre Angelo Gigli si prende cura di Achille Polonara. E Biere con tanta fatica nel trova il risultato sperato. Prova alzando la parabola Banks, ma c'è Bryant Dunston già insieme a Montegranaro. Poi è arrivato l'errore con il rimbalzo di Varese, che adesso può ulteriormente allungare, mettendo forse in modo molto importante le mani su questa partita. Terza bomba consecutiva del capitano Ebiere. Di Tals, tecnico fisico. Ma questo servirà più di tutto Alex Taius, che nelle prime tre partite aveva addirittura un 15 su 15 da 2 punti. Con tante, tantissime schiacciate, Ere prova subito ad attaccarlo e il capitano timbra in... decide di dare un segnale importante a questa partita con un bel canestro, tutt'altro che facile, con quel gancetto da distanza particolarmente complicata. Ere, movimento bellissimo, prima di uscire, poi rientrare. Il difensore deve spostarsi e lasciarlo passare, perché ormai il suo compagno la palla l'ha conquistata. Ere, mentre la difesa di Cantù accetta il cambio, resta Taius sul capitano di Varese che attacca. Cambio di mano dalla sinistra alla destra, inarrestabile. Ora sotto di 9 lunghezze, Jonathan Tabu, colui che più di tutti, l'abbiamo detto, ha rianimato la Cheboletta una settimana fa nella gara interna contro Brindisi, che sembrava destinata a dare la sconfitta alla Cheboletta. Non c'è nulla da fare. E Bruno, detto nella tecnica di tiro, Sasha Danilovic. Per il resto deve masticare, per bellissimo, assolutamente. Qui no, Ere, non è che... tanto per non sapere né leggere né scrivere. Adesso Polonara di Nicolao, ma di fatto hanno giocato quasi sempre gli stessi, con grande fiducia. Banks sbaglia la tripla, ma arriva Ebiere dal nulla. Abbiamo ricordato i 41 punti realizzati a inizio gennaio contro il Fenerbahce, davanti a Simone Pianigiani da parte di Bobby Brown, dall'altra parte arresto, tiro e canestro per Ebiere. Lui al solito preferisce passare la palla, testimonianza della volontà di prendersi responsabilità in attacco. Sakota in penetrazione, bene in difesa Eze, poi la palla rimane lì. Sakota a toccare il pallone, riapre immediatamente per Ebiere, la tripla da parte del giocatore della C. Dall'altra parte sempre tra tre risponde Ebiere. Zona. Ora vediamo se negli ultimi 10 secondi l'attacco poi ritornerà a uomo. Siena continua a tirare con percentuali trascendentali da 2, 70% per la squadra di Banchi. Qui a rimbalzo Ere segue bene il tiro di Banks, sta dando il suo contributo questa sera, 7 punti, 5 su 5 dalla lunetta, nonostante delle percentuali non esaltanti in questa stagione. Zona 3-2 per Siena, un buon l'unico taglio. Che sta cercando di costruire qualcosa per la Cimberio. Il possesso ora di Mike Green, su di lui c'è Hackett, il taglio in post alto di Tals, l'arresto e tiro di Ere, il canestro da parte del giocatore. I primi due punti sono il marchio di fabbrica del Banco di Sardegna. Banks dalla parte opposta per la prima palla offensiva della Cimberio Varese. Non sono imbattute in casa, imbattute in assoluto. Abbiamo detto on the road, ovvero in trasferta, dove anche il Banco di Sardegna. Ere lascia letteralmente sul posto Drake Diner e arriva fino in fondo. Partita qui letteralmente cancella Dujan Sakota, che peraltro è andato su anche abbastanza morbido, coach.
non è... Ecco chi va su invece più aggressivo. L'idea di Trevis è quella di passare e non di tirare. Ancora in contropiede in transizione Varese. Andata rimbalzo Mike Green, è vero, grande assist man, ma insospettabile rimbalzista con più di 4 di media in campionato. Qui ieri due falli subiti. Grande inizio di partita da parte del numero 25 ex di Caserta, De Nicolao, che resta sul parquet. Tanto contro Achille Polonara c'è anche Manuel Vanuzzo, aveva un problema al polpaccio. Erano 10 punti di Edir in 10 minuti. Whirlpool resta comunque una delle prime armi offensive a disposizione di Frank Vitucci. La rubata intanto del capitano, che regge alla perfezione la situazione, inchioda la Bimane ed è la seconda schiacciata in questo quarto dopo l'alley in vincente. Per questo rimbalzo Focci ci ha fatto il resto con questo passaggio al centro dell'area. Polonara il consegnato per EBR, la finta su Airston, gran canestro per EBR. Qui vediamo il bellissimo canestro invece precedente di Gentile, il fallo guadagnato, buona lettura tattica di Varese. Come questo uno contro uno. Tratto del Fenerbahce che aveva ufficializzato appunto Bremer prima del ritorno del giocatore americano a Milano. Si comincia con un attacco perfetto impostato dalla